Ebbene ragazzi, rieccoci qua su Piante contro Zombie. Nell'ultimo episodio abbiamo incontrato lo zombie Scala e inoltre abbiamo incontrato anche lo zombie d'assalto, che praticamente questo zombie ci prendeva le piante e ce le portava via. Non so dove, ma ce le portava via. Oggi vedremo cosa ci riserverà il livello 5 su 4. Andiamo. Aia, allora vediamo un po'. Aia, c'è lo zombie rebista, lo zombie con il trampolino e lo zombie scala. Mi hanno fatto una bella combo. Ah, inoltre abbiamo sbloccato anche il chicco di caffè che ci può risvegliare i funghi, da quello che ho capito. Quindi prendiamo il chicco di caffè, la calamita. Ah, inoltre ho scoperto una cosa. Ho visto che i vasi non diminuiscono più adesso, quindi mi sa che diminuivano solo di due file e adesso si sono fermati per fortuna, perché onestamente non c'ho voglia di piantare sia vaso che fiore. Quindi mi domando come sia il livello di notte nel tetto. Vabbè, iniziamo a mettere la chicopulta e iniziamo con il burro. Perfetto. Allora, i funghi calamita li voglio mettere un po' più avanti, così già ci prendono gli affari metallici, così possiamo ucciderli meglio gli zombie. Oggi facciamo tre file di pannocchie, una di cavoli e poi mettiamo le calamite. Ma credo di calamite ne serviranno solo due, tanto per togliere gli oggetti in metallica. Non credo dovremmo fare una fila. Tra poco arriva la prima ondata, eh. Ma mi sa che le pannocchie sono un'arma che se ne metti tante, cioè, sono molto utili. Ecco che arriva l'ondata, neanche il tempo. Oh, ma sbaglio, questa ondata arriva molto più velocemente. Se non anche il tempo di uccidere lo zombie ci danno. Ok, non c'è nessuno zombie speciale per ora. Meglio così. Durerà un bel po' questa battaglia. Mi sa che tra poco arrivano anche Rebista e Zombie Scala. Eccolo con il trampolino. Ma riusciamo a bloccarlo quello con il trampolino? Vediamo. Mi sa di no. Mettiamo il pero. Ok. Ah, ma noi non ci abbiamo detto sa erba nel caso se ci scavalca tutto. Questo è un bel problema. Mi sa che dovremmo comprarlo, quello del tetto. Prendiamo le monete. Eccolo. Vediamo se ce la fanno. Sembrerebbe di sì se gli diamo un po' di tempo. Nel caso piazza il pero, sì, ce la fanno, ce la fanno, ce la fanno. Mi preoccupano questi con il trampolino. Non mi preoccupano. Cioè, no, non mi preoccupano quelli tipo resistenti. Oppure quelli che scavalcano una volta. Ma questi scavalcano sempre con il trampolino. A meno che non ci metto il muro di noce, mi preoccupano. Sì, funziona. Gli ha dato praticamente l'energia il chicco di caffè. Ah, guardate, prima dorme. Adesso ci diamo l'energia, aspettate. Mi serve un sole. Guardate come fa. E si sveglia. Ecco il rebista. Arriva la seconda ondata il rebista. Cioè, non può neanche passare il rebista. È bloccato. Ok, adesso si muove. Ok, gli abbiamo tolto il casco. Aia, stanno per andare verso il fungo calamita. Prendiamo anche quello. Perfetto. Mi dispiace, sono amico trampolino, però gli sequestro un attimo il trampolino perché sta andando un po' troppo veloce. Cioè che inoltre, oltre a scavalcare, va anche tanto veloce questo zombie. Eccolo, vabbè, ora non ci fa più paura con i calami fungo. Perfetto, direi. Rebista. Vabbè, non è un problema. Ah, c'è anche quello con la scala. Vero. Ok, si è rimesso il braccio. Vabbè.
Tranquilli, zombie che sta per finire. Arriva l'ultima ondata. Prepariamo le ciliegie. Ok, eccoli. Ok, quanto avanti me ne hanno messi? Oh, oh. Quanti avanti me ne hanno messi sti zombie? Ok, manca questo ultimo zombie. E ultimo zombie andato. Che mi ha sbloccato l'annaffiatoio? Annaffiatoio. Adesso posso visitare il giardino Zen. In che senso il giardino Zen? Ah, è un... Cos'è? Sì, è tipo un giardino. Ah, hai trovato il mio annaffiatoio. Questo potrebbe essere una grande occasione per visitare il giardino Zen. Guarda, io ho anche queste piantine. Ah, Cice, dobbiamo prenderci cura di queste piante, appunto. Divertiti. Vabbè, diamogli da bere. Dobbiamo stare così per un bel po'. Vabbè, diamogli da bere, tanto non è una attività troppo faticosa. Ok. Hanno bisogno del fertilizzante. E devono crescere. Ehi, eccoti. Adesso c'ho anche... Ah, c'ho anche le cose per il giardino Zen da vendere. Anche per l'occasione mi ha dato un po' di fertilizzante. Adesso possiamo prendere quello che ci piace. Perfetto. Allora, il fertilizzante. Vabbè, questo cos'è? Ah, quando una pianta non si sente bene, dobbiamo dare questo. Questo cos'è? Possiamo fargli ascoltare un po' di musica alle piante. Però costava tantissimo, oddio. Questo è un annaffiatoio. Ah, si che dà più acqua. Allo stesso tempo, vabbè. E con questo possiamo spostare le piante. Ho capito. Ah, infatti c'è adesso che possiamo anche cambiare. Oddio, cosa sono questi? Questo mi raccoglie le monete. Ok. E si mette sopra i calami in fungo. E questo è un potenziamento del rovere. Ok, quindi potrebbe fare il rovere di pietra. Poi basta. Ok. E ci vogliamo ancora 11.000 per fare qua. Vediamo un po', torniamo indietro. Ho il fertilizzante, ok. Prendiamo le monete d'oro. Continuiamo. Ok, che è successo? Beh, bello il giardino Zen. Sì, è abbastanza bello. Puoi visitarlo sempre andando dal menu. Ah, ok, quindi direttamente nel menu possiamo andare. Ma adesso basta, cioè adesso abbiamo una casa a difendere. Ben detto, Dave. Dobbiamo difendere una casa da questi zombacci. Ti devo avvertire di una cosa. Che cosa? Che succederà nel prossimo livello? Che succederà? Perché, allora, praticamente... ci saranno... Ah, i zombie d'assalto! Aia, mi dice sono tanti. Io li odio. Li odio. Li odio con tutto il mio cuore. Ci pensiamo noi, Dave. Carrello, ok, va bene. Infatti erano un po' tantini. Abbiamo i mastica zombie. Ah, ci danno anche le zucche, perfetto, così possiamo proteggere le nostre piante. Ah, ce li danno loro i zombie da attaccare, ok. Non vengono loro automaticamente. Ah, inghiotte, ok, perfetto. Cioè ci impiega un po' però comunque con inghiotte. Questa pianta non l'abbiamo quasi mai usata, praticamente. Tra poco arriva la prima ondata. Vabbè, facciamo così. A posto. Monete. Arriva l'ondata, mettiamo una zucca. Oddio. Quanti stanno arrivando? Ah, li mangiano, perfetto. Meglio così. No, si è preso il mastica zombie, mi ha lasciato solo la zucca. Ok. Cioè, li mangiano in un boccone. Ah, ecco per fare lo zombie scala. Ci piazza la scala per scavalcare. Allora, ce l'ha un utilizzo specifico. Olà. Oh, datemi un secondo il tempo di mangiare a queste povere piante. Quanti zombie scala. Ah, la ciliegia ha tolto anche la scala dalla zucca, perfetto. Arriva l'ultima ondata. Ok. Ciliegia. Si toglie le scale la ciliegia, perfetto. Ci penso io, tranquillo. Ok.
Mangiate, mangiate. Ok. E ok, a posto. Che è un aglio. Modifica la fila i zombie. Ah, quindi diciamo che li fa spostare, ok. Non male. Zombie artigliere. Ci siamo accorti che ha preso praticamente mezzo campo di basket questo zombie? E che ci fa questo? Ci lancia le palle? Palle da basket, sono pesanti. Andiamo. Ora sono curioso di cosa fa questo zombie, lo zombie artigliere. Inizia. I zombie stanno inventando di tutto. Mi preoccupa un po' lo zombie artigliere. Nel caso abbiamo la pannocchia che lo ferma. Ho preso anche super spada 6 e tronco di fuoco. Così facciamo anche una linea per loro. Così fanno anche un po' di danno. Allora, questa volta facciamo due file di chicco-purta. Una di cavoli. Una di super spada 6 e una di tronchi. Io farei oggi così. Tanto zombie metallici non ci sono. Non credo che quello siano zombie che possiamo levargli qualche cosa. Credo che quello sarà forte quanto la macchina quella che abbiamo visto in piscina là. Quella che rilasciava un po' di ghiaccio. Ok, tra poco arriva la prima ondata. Ok, voglio aspettare questa macchina. Io ci metto super spara semi. Ok, sta per arrivare la prima ondata. Nel frattempo attendiamo questa macchina. Ok, vediamo dove sbuca. Non c'è? Vabbè, la mettiamo super spara semi. Come sempre i nostri super spara semi sono molto utili. Ah, ecco la macchina, che fa? Vediamo. Oddio. Oh, sta lanciando delle... Mi colpisce le piante, oh. Ah, già sta fumando. Ah, e si rompe molto facilmente, perfetto. Cioè, quindi uno zombie colpisce la distanza. E se lo blocchiamo... No, però, cioè, se lo blocchiamo non sta fermo e non colpisce. Mi sa che riusciamo a fare solo una fila di super spara semi e qualche tronco, secondo me. Non ci arriviamo a fare una di... anche di... cavolpult. Aia, arriva di nuovo l'artigliere. Ecco, l'hanno bloccato. Così voglio le mie pannocchie. Un bel trocco in fiamme. Olà. Perfetto. Con il tronco in fiamme aumentiamo anche i danni. Perfetto. Tra poco arriva la prima ondata. Oh, un diamante. Mi ci dà 1000 diamante. Utile, non abbiamo mai preso il diamante. Eccolo. Spero ci pensi tu. Hola. Perfetto. Oh no, arrivano. Mi servono solo per la ciliegia. Eccola. Ok. E un altro andato. Mi sono 4 zombie tutti messi che si vogliono mangiare la pianta, attenzione. E direi che abbiamo finito. Ok, che abbiamo sbloccato? Ah, in altri zombie hanno anche formato una specie di simmetria, perfetto. Vediamo cos'è. Rapa ombrello. Protegge le piante. Ah, utile questa pianta. Quindi sei tipo da quelli artiglieri, da quelli d'assalto. Potrebbe essere molto utile, la useremo molto volentieri questa pianta. Ok ragazzi, io direi che per questo episodio ci possiamo fermare qui. Però sarei curioso anche di vedere cosa appunto questo zombie. Quindi nel caso, se non riusciamo a sbloccarlo, vorrei riprovare a rifare di nuovo tutto l'avventura, se si può fare. Ok, io direi che questo episodio possiamo concludere qui. Spero che vi sia piaciuto. E ci vediamo a un prossimo episodio di Piante contro Zombie. Ciao a tutti!